Sono qui con Lorenzo Gavanna. Scusami Lorenzo, sono venuto a disturbarti mentre studi. Che strumento suoni? Ciao, questo è il flauto traverso. Bellissimo, in due parole velocissime, che differenze ci sono tra il tuo flauto traverso e il flauto dolce che conosciamo un po' tutti? La posizione e l'imboccatura. L'imboccatura del flauto dolce è un'imboccatura pronta. Quando noi inviamo l'aria c'è un'anima che indirizza nel punto giusto l'aria. Il flusso, certo. Il suono è quindi pronto, certo. Fare un suono è molto più semplice e il flauto traverso invece ha un'imboccatura a foro libero. Certo, quindi bisogna che tu cerchi la posizione precisa per l'emissione del suono. Esattamente. Molto bene, ma io ho notato mentre studiavi prima che tu non muovi mai le mani quando suoni. Come funziona meccanicamente il tuo strumento, che sembra anche molto complicato? Ci sono dei meccanismi? Puoi spiegarci proprio in due parole? Esatto, le mani non vengono mai mosse con questo strumento, vengono mosse solo le dita. Noi con questa meccanica del flauto moderno abbiamo la possibilità di suonare tutte le note senza mai muovere le mani, così. Bellissimo, quindi non c'è più un foro libero praticamente sulla superficie del flauto traverso moderno. Esatto, tutti i fori sono comandati da dei tasti che in realtà si chiamano chiavi. Un meccanismo complicatissimo. È davvero un'impresa ardua, se non impossibile, raccontare la storia e spiegare il funzionamento di questo strumento in pochissimi secondi. Allora per questo abbiamo pensato di fare un video un po' più articolato che i nostri amici potranno trovare sul nostro portale della Tube Didattica. Grazie Lorenzo della tua cortesia, ti lasciamo continuare con lo studio mattutino. Grazie a voi, ciao! Ciao!